Buon pomeriggio a tutti dalla campagna, benvenuti e bentornati sul nostro canale. Allora, oggi è domenica, domenica pomeriggio, per fortuna ha smesso di piovere, se no ci voleva il canotto. E allora siamo andati a fare un pochino di spesa, non tanta come al solito, ma giusto un pochino di cose che ci servivano. Iniziamo dai surgelati, così li vado a metterli nel freezer, se no si sciolgono. Allora, abbiamo preso una crema al gelato e gusto crema. Rido perché ci sono i bambini che mi stanno facendo i dispetti, ve lo dico. Vabbè. Poi ho preso una confezione di panciottini ai funghi e mozzarella, una confezione di panciottini al pomodoro e mozzarella e un preparato mix per soffritto. Le cose surgelate sono solo queste. Allora, di carne ho preso queste sottilissime di petto di pollo. Ho preso i fusi di pollo, confezione famiglia 4,53 euro, invece il petto di pollo è 3 etti 2,99 euro. Poi ho preso queste fettine di coscia di suino 2,82 euro. Sinceramente queste qui non le ho mai prese. Le ho viste, ho provato a prenderle, non lo so, vedremo. Poi ho preso 2 litri di latte fresco intero, alta qualità. Ho preso il grana padano DOP, questo perché è quello che prendo io di solito, non c'era. Poi ho preso una confezione di burro dei pascoli italiani a 2 etti e mezzo, la crescenza, sempre dei pascoli italiani, 4 yogurt di questi qua cremoso extra, yogurt alla nocciola con palline al cioccolato fondente. E poi abbiamo preso questi panni cioccolato, coppa panna e cioccolato, l'hanno chiesto i bambini, non si dovrebbe, ma li abbiamo comprati. Poi abbiamo preso le patatine, pannacide, cipolla, bleh. Poi abbiamo preso questa busta, Tris 6 buste, di patatine che le ha scelte James, queste che le ha scelte Giulia, croccantini gusto formaggio, croccantini sono per i gatti. E queste qui, anelli di mais cotti al forno che li ha presi Sergio. Poi ho preso il brodo vegetale, i 20 cubi. Abbiamo preso degli yogurt misti alla frutta, sono 3, 6, 9, 12. Due confezioni da 3 buste di zafferano, che adesso devi chiederlo alla cassa perché non lo tengono più esposto. Ogni volta che vado mi dimentico perché non lo vedo e me ne scordo. Oggi mi sono ricordato, ho detto ne prendo subito due. Poi ho preso un pacco di fusilli da 1 chilo, un pacco di penne rigate da 1 chilo e un pacco di spaghetti sempre da 1 chilo. Ho preso un doppio concentrato di pomodoro e una passata di pomodoro della Delizia del Sole. Ho preso poi un arrosto di petto di pollo e questo petto di pollo fresche fette, i bambini lo mangiano volentieri tutti e due. Poi ragazzi, lo so, ho comprato le uova. Ho comprato le uova da allevamento a terra. Mi viene da ridere perché ci compri le uova, c'è cioè 60 galline nel pollaio e non fanno le uova. Che devo fare? Non fanno le uova, le devo comprare. Mi servono? Mi servono, le compro. Devo impanare 2 fettine, non c'ho mai le uova. Così le ho comprate. Mi sono autoconvinta di comprarle perché non se ne può fare a meno a volte. 2 bustine di mele e frutti rossi. Una confezione di focacce con olio extravergine di oliva. Questi 2 yogurt da bere, uno è vuoto, uno è già bevuto e l'altro è pieno, pesca maracuja. Dell'addolciando abbiamo preso questi mini croissant crema al cioccolato con nocciola. Sono quelle briochine piccoline, piccoline. Così James può mangiarne una al mattino. Ho preso questi frullini con cacao e cioccolato a forma di cuore. Questo è farci orange, ovviamente, per Sergio, di porcheria per Sergio. Snack cioccolato e arachidi, anche questo per Sergio, ma Giulia gliene ha già rubato uno. E poi abbiamo preso i trancini con crema al latte, questi qua che di solito mangia Giulia. Abbiamo preso poi nuggets e cotolette vegetariane. Ho preso il rosmarino perché il mio è morto, una melanzana, un broccolo perché i miei nell'orto non ci sono ancora, arachidi. Ho preso un detergente piatti, questo qui della Dexal all'aceto,
una lettiera per i gatti, il tè al limone preparato, zuccherato istantaneo. Qui si beve volentieri questo, facciamo le bottiglie, le mettiamo in frigo e si beve un po' tutti volentieri. James piantala con il pallone. Due scatole di piselli fini. La confezione di cola, queste qui, le 12 bottigliette. Una rete di patate classiche da 2 kg. E un sacchetto di mele. E poi abbiamo preso un po' di banane. Ecco qua. Dunque, per questa spesa che abbiamo fatto oggi, tolti i surgelati che li ho già messi via, abbiamo speso, allora, ecco lo scontrino, eccolo qua, abbiamo speso 95,56 euro. Nulla ragazzi, io direi che anche per oggi il nostro video può terminare qui. Io vi ringrazio se l'avete guardato, vi ringrazio, vi saluto e vi dico che noi ci riaggiorniamo presto con un nuovo video. Grazie a tutti, ciao!